Nel solco della tradizione, ma con maggiore attenzione ai giovani, Raffaele Di Nunzio in arte Jair, organizzatore di eventi, e Maurizio Di Marco, cabarettista, sono due degli aspiranti presidenti del Comitato Feste di Settembre a Lanciano per il biennio 2017-2018. In attesa di conoscere il vincitore dell'avviso pubblicato dal Comune, al quale hanno risposto in otto, i due giovani lancianesi, noti in città per le rispettive professioni in ambito dello spettacolo, illustrano le proposte presentate. Di Marco punta sul recupero del pasto per le luminarie e sul cabaret nella prima delle serate clou. Di Nunzio invece propone un villaggio per il divertimento dei più piccoli alternativo a Luna Park e un personaggio emergente dai talent show delle TV nazionali per la seconda serata clou. Entrambi si dicono d'accordo su un maggiore coinvolgimento degli esercenti nelle scelte del cantante di rilievo per la serata del 16 settembre. Noi abbiamo presentato come compagnia teatrale Il Monello una bozza di programma che il sindaco valuterà, e dove ci sono tanti eventi. Tra questi ce n'è uno, tra virgolette, top secret, ma che in realtà lo dico volentieri, è il premio Alfredo Cohen, in memoria di Alfredo Cohen, dove verranno premiati diversi artisti lancianesi che fanno spettacolo in giro per il mondo, che hanno rilevanza a livello nazionale non solo, e poi quella giustamente di mantenere le tradizioni, riportando al vero valore delle feste di settembre, che è quello appunto della Madonna del Ponte, e tante altre cose, iniziative per ragazzi, per i meno giovani, perché spesso e volentieri vengono attribuita la parola feste solo ai ragazzi. In realtà le feste di settembre sono di tutti, di tutti i lancianesi, anziani, bambini, meno giovani, della mia età, di tutti, la festa dei lancianesi. Peculiarità della mia proposta, allora, innanzitutto sarà quella di cercare di riportare un cantante che possa portare anche bacino di gente da fuori, insomma, quindi ricreare una situazione della chiusura delle feste con maggiore presenza da fuori, senza naturalmente trascurare tutte le tradizioni, a partire da Sant'Egidio, il dono, la revocazione delle corone, tutto ciò che riguarda le feste, la banda, le tradizioni, i fuochi, lasciare un po' intatto tutto. Dopodiché io mi piacerebbe fare, dedicherò una serata totalmente ai giovani, ai ragazzi, con un cantante dei talent che vanno adesso di moda, Amici, X Factor e tutti questi talent, insomma, per regalare ai giovani quello che un po' è mancato negli anni. Manterrò una serata anni 60 come si è fatto lo scorso anno per gli Anta, farò un villaggio dei bambini dove ci saranno animazioni, personaggi dei cartoni più famosi. Sia Di Marco che Di Nunzio si dicono disposti a collaborare in caso di aggiudicazione dell'avviso all'uno o all'altro. In ogni caso restano a disposizione per collaborare con il futuro presidente, che sarà individuato con delibera di giunta comunale.